Dunque, eccoci sul campo, questi sono i due capotini di tutte quelle che poi devo ancora costruire, poi le vedremo alla fine, ma vi riassumo quelle che sono le fasi lavorative che abbiamo poi visto nei passaggi precedenti, che era la costruzione di questa cornice di legno, a cui ho messo anche queste mascellette di rinforzo per irrigidire un po' di più l'angolo. Ho fatto i fori inclinati utilizzando quella dima che io avevo fatto apposta per permettermi l'inclinazione della punta, su cui poi ho inserito in quei fori gli archetti che ho acquistato. Dunque, una nota su questa cosa va data, perché ho scelto l'opzione di acquistare gli archi già fatti da 8 mm, misurano 84x72, quindi 72 l'abbiamo in questa altezza, e 84 era la base, però poi l'ho allargato per arrivare a 95 io, quindi l'ho allargato io un pochino per inserirlo. E perché è ricaduta, dicevo, la scelta dell'acquisto? È ricaduta semplicemente perché sono già curvati tutti uguali, sono calandrati bene, e per me farli con il legno o con qualche altro materiale consisteva nel, oltre ad avere chiaramente una spesa maggiore, probabilmente anche in un impegno di energie superfluo, perché effettivamente esiste già, certe cose poi bisogna anche desistere e non costruirle soltanto, ma comprarle. Sopra gli archetti, per mezzo di questa speciale pinza che io utilizzo per queste graffette, ho messo la rete. Questa che vediamo è una rete che si utilizza normalmente nell'edilizia e viene utilizzata nei massetti, nei pavimenti, per capirci. Ecco, questa retina qua era la stessa che vedete negli altri video che avevo utilizzato per fare la bordura del campo quando non volevo l'introduzione delle galline, quindi l'intromissione delle galline, perché mi danno proprio noia e mi guastano le colture. Quindi, perché ho messo anche questa? Tanto, una ragione c'è anche per questa cosa qua. Mettendo questa qui, io l'ho utilizzata come armatura, ho risparmiato i due archetti centrali, perché la distanza a un metro da un arco all'altro, da un archetto all'altro, è tanta, perché la rete antigrandine tenga un'eventuale anche nevicata, piuttosto che, non so, il pollo che gli salta sopra o quello che è. Per cui cosa ho fatto? Ho utilizzato questa rete che già avevo chiaramente come armatura, tant'è vero che se vediamo finisce qui, quindi finisce 40 cm prima di questa apertura. In questo lato, sul verticale, mi serviva veramente a poco, mi è venuta utile per la capota. Dopodiché ho messo sopra la rete antigrandine e successivamente, se necessario, dico solo se necessario, si fanno gli altri passaggi, che sono in alcune di queste vasche, quelle più esposte al sole e comunque quelle che avranno delle colture che non amano il sole diretto, potrò mettere al di sopra, nella parte sopra, appunto l'ombreggiante, la rete ombreggiante, appoggiarla e graffarla con due legaci, con due cosine veloci. E in un'altra fase ancora prevederà per alcuni di questi cassoni, presumo questi due che sto inquadrando adesso, questi alti, la copertura anche con il polietilene, che è lo stesso che usiamo per le serre, magari lo prendo anche un pochettino più leggero, proprio perché per non aggravare il peso della capota. Per quelle colture che invece io intendo lasciare tutto l'anno, faccio un esempio pratico, le carote, perché è assurdo che noi abbiamo le carote in terra, le dobbiamo raccogliere per poi conservarle altrove e poi andare a prendere quando ci servono da mangiare. Allora, a questo punto le lascerò fisse, permanenti, tutto l'anno nella mia vasca, e andare a prenderle a comando quando mi servono per il consumo alimentare, appunto. Come vediamo anche quest'altra, quindi la scelta sarà probabilmente di andare a fare delle mini serre, quindi 2/3 capote di queste chiuse, che utilizzerò magari per questi cassoni più alti, che sono quelli che hanno più terra, quindi hanno più fondo, mi danno la possibilità di avere appunto la crescita della carota anche più lunga, piuttosto che magari di altri ortaggi che intendo conservare, come le coste, come altri, o le stesse verze, che in questo caso non vengono aggredite. Come per esempio, vi faccio un esempio pratico, perché siamo proprio in diretta come sempre, guardate questo cavolo come è stato massacrato, mangiato da tutto ogni ben di Dio che passa qui durante la notte, che so, la mini lepre, piuttosto che le beccacce, gli uccelli che scendono perché sono poi affamati. In questo caso chiaramente io lì non gli permetto di entrare, perché c'è la rete antigrandine e la copertura, per cui è tutto qua.
Bene, allora io vado avanti con i lavori. Come potete vedere, cornici appoggiate ce ne sono altre, di là ce n'è un'altra in lavorazione che ho già portato appunto sul banco dove sto lavorando. Oggi mi sono messo a lavorare all'aperto perché è una bella giornata. Come potete vedere, questa è in costruzione e via che si riparte. Vi ringrazio per la visione del video, vi ringrazio tantissimo se mi mettete il mi piace, se vi iscrivete al canale, se cliccate sulla campanella per essere aggiornati sull'introduzione dei nuovi video. Un pollice alzato se vi è piaciuto, perché no, anche basso se non vi è piaciuto. Vi saluto, alla prossima, ciao, grazie.